A primavera, in Olanda, i pescatori di aringhe si preparano alla partenza. È una tradizione questa che oramai dura da più di 5 secoli e che ogni anno si svolge come un rito festoso al suono delle vecchie canzoni del mare. Nel piccolo porto i battelli da pesca dondolano all'ancora, impazienti di filare verso il grande mare aperto. E il giorno della partenza è un giorno di festa. Tutto il paese vi partecipa, i vecchi lupi di mare, i marinai di primo pelo, le donne, i bambini. Di questa pesca tutti vivono. La bandiera che sale sull'albero è un distintivo d'onore. Essa significa che questo battello l'anno scorso ha portato la pesca più abbondante. Lo spirito di emulazione è quanto mai vivo tra i pescatori di aringhe. L'apertura della pesca è una sfida che questi marinai del nord non esitano a raccogliere. Quali saranno i primi a ritornare a terra con le stive colme di aringhe? Quelle di Scheveningen o quelle di Vlaardingen? Gli uomini di Katwijk o quelli di Imuiden? Ed ecco i pescatori d'Olanda nel loro elemento più familiare, il mare del nord. Fanno rotta a nord-nord-ovest. Un giorno e una notte di mare per raggiungere Doggerbank,
la zona in cui si danno appuntamento verso l'estate milioni e milioni di aringhe. Ma non sono solamente gli olandesi a prendere parte alla spedizione. Ben 8 nazioni mandano i loro equipaggi ad inseguire le aringhe in questa vasta zona di mare dove non esistono frontiere, dove contano solo l'abilità e l'esperienza e dove uomini di lingue e nazioni diverse sono alleati nello sforzo di strappare al mare un po' della sua infinita ricchezza, perché altri uomini e altre nazioni ne abbiano la loro parte. Come sono diverse le lingue, così sono diversi i sistemi di pesca. Si può dire che ogni equipaggio abbia il suo, validamente sperimentato. Le aringhe non lo sanno, ma stanno correndo un grandissimo pericolo. A bordo, il comandante ascolta attentamente le segnalazioni radio, seguendo le ultime informazioni sugli spostamenti dei banchi di aringhe. I pescatori, infatti, si sono aggiornati. Il progresso scientifico si è alleato all'esperienza raccolta in secoli di vita sul mare. La sonda elettronica, preziosa alleata, fornisce i dati relativi alla profondità del mare su cui stiamo navigando. E il nostro battello mette la prua al vento. Fatti i suoi calcoli, il comandante ha deciso di gettare le reti in questa zona. Alza bandiera all'albero di mezzana. Nel linguaggio dei pescatori questo segnale significa: noi gettiamo le reti qui. La zona è nostra. State alla larga. Amador!
4 chilometri di rete scendono in mare prima del crepuscolo. Infatti è solamente di notte che le aringhe salgono verso la superficie, forse attirate dai pallidi riflessi della luna. A bordo tutti dormono stanchi. Solo un uomo di guardia veglia sulla passerella. Nell'oscurità un altro battello potrebbe avvicinarsi inavvertitamente e rovinare le reti. Le 2 del mattino. Il grande momento è venuto. Mr. Van Halen! Tutti sul ponte. Si tirano le reti, nervi e muscoli tesi a raccogliere il premio di tante ore di fatica. Sì, il comandante ha saputo scegliere il punto giusto. Le stive si stanno riempiendo di aringhe ancora guizzanti. Thank you.
andato sconti su me, sendo me, delle cose in del concio sui me, ma il mare questa volta è stato generoso e non è un vantaggio solamente per i pescatori che hanno trovato la ricompensa al loro duro lavoro. Infatti buona pesca in Olanda significa maggiore disponibilità di viveri in Francia, in Italia, in tutta Europa. Ecco il contributo dei pescatori che sfidano le ire del mare del nord al benessere delle nazioni libere.